The Show. Secondo uno studio condotto da un'università americana, detto fatto è il format più richiesto su The Show. Sarà perché vi permettiamo di usarci per sfogare le vostre fantasie più assurde? Anche per questo episodio vi abbiamo chiesto sui nostri social cose da dire e fare agli sconosciuti. Ce ne avete inviate tantissime e noi abbiamo eseguito. Questo è Detto Fatto. Detto Fatto. Buongiorno, benvenuti al grande pure. Allora, mi fai un menù medio Grand Big Mac da bere coca? Ok, e una Sprite, una Sprite. Crispy Mac. Non ho capito. Una Sprite. Non lo so, sento qualche altra voce. Una Sprite e un Crispy Mac Bacon anche, per favore. Un Crispy? Sì, grazie, un Crispy. Menù medio? Sì. Sì, menù medio con una Coca Zero. Ok, no. Altro? No, guarda che non ho detto io Coca Zero, eh. C'è uno qua con la cassa che fa il simpaticone. Non ho capito, io per ora ho segnato un meno Big Mac e un meno Crispy. Sì, sì, anche una Coca Zero. Scusami, dalla cassa non si sente. Desideri altro? No, no, aspetta, no. A posto, a posto. No. Grazie, grazie, a posto così. Aspetta che... Ok, ci vediamo dopo che hai pagato. La cassa me la tengo però. Il mio Crispy Mac Bacon è arrivato? Non volevo, me l'ha detto Giovanni di farlo. Non è una cosa legale. Detto Fatto. Sì. Sì, buongiorno. Scusi, posso andare in bagno? No, ma scusi, io non. Tutto bene? Io sono qua sotto. No, mi spiace. Ho molta urgenza però. Lo so, ho capito, ma io non so. Ma sono una persona pulita ed educata, eh? Non la metto in dubbio, ma io non posso dire. Ah, la ringrazio comunque per l'impegno. Grazie. Detto Fatto. Cosa ci consigli? Sotto la monzese, quello che ho detto, lo zafferano e la salsiccia, che è molto, molto. Sì, bella. Ci consultiamo e ti chiamo io quando siamo pronti. In base al sito Wikipedia, la parola schiscetta è un termine dialettale riferito originariamente al contenitore per il trasporto e il consumo di vivande, usato tipicamente da operai e studenti. Ma non si può. Ha ragione. No, assolutamente mi dispiace, non potete fare questo. Sì, non ho capito, però ho fatto tutto da mangiare per tutto il giorno. Mi sono girata adesso, ma questo è un ristorante, non potete portarvi da mangiare voi. No. Io avrei mangiato fuori, ma sta iniziando a piovere. Mi dispiace, ma questo è un ristorante, non è possibile. Ma stiamo scherzando? No. Ma come? È un ristorante? Il ristorante ma si mangia. Ma se dovete mangiare qui, non portare la roba, scusa. Dai. No, ma io prendo, se mi portate del pane. Sì, no, niente. Da accompagnare. No, niente. Ma quando mai? Ma se vi sedete dividiamo, io non so, cioè non era per assolutamente. Questo ristorante non mettiamo, vi portate da mangiare non fuori. Non possiamo, è illegale. Ah, quindi voi produrre è roba qua, me lo stinco, no, più che altro no, perché no. Questo diventa secco e duro dopo. Non fa niente, chiudete tutto. Neanche le polpettine di maiale? No, niente. Due orecchiette? Niente, dai. Appunto, a Milano la schiscetta sa cosa. Questo è un ristorante che facciamo noi da mangiare. Se avete un po' di aglio piccante però... No. Chi è? Sì, buongiorno. Posso andare in bagno? Mi chiedevo se potevo usare la sua toilette. Immagino sia un no. La gentilezza non funziona. Cambiare strategia, Luca. Posso chiedere a te? Ciao, ditemi. Ciao. Io avrei bisogno di un ferro da tiro, solo che non ne capisco molto di ferri da normale tiro. Normale o... È che non ne capisco molto di ferri da tiro. È che a mia madre si è rotto e mi ha mandato qua a prenderglielo. Questo qua comunque che è scontato. Ma quali sono le differenze fra questi ferri da tiro? Ad esempio questo qui emana 110 grammi di vapore continuo. Quindi questo è un buon ferro da tiro? Non mi sembrava molto ergonomico. Perché mi ha detto di assicurarmi che sia un buon ferro da tiro prima di comprarlo, quindi... Un ferro da stiro? Questi qui sono prodotti che noi mettiamo in vendita. Ah, non sono ferri da tiro? No, da stiro. Ah! Quindi voi non li avete i ferri da tiro? Non esistono, cioè che cosa significa? Guardi, non lo so, mi coglio impreparato. Io sono solo un messaggero. Ambasciatore non porta pena. Se lei mi confessi, questo qua lei l'ha fatto cadere, adesso ne parliamo col direttore. Io non l'ho fatto cadere, l'ho lanciato. C'è un problema con il signore. Perché io cercavo un ferro da tiro, c'è stato un misunderstanding. Invece questo è un ferro da stiro, mi ha detto poi il collega. Non ho capito, un ferro? Un ferro da tiro, perché quello di mia mamma si è rotto. Ferro da tiro? Ma non esiste un ferro da tiro, scusate, mi state piano per il Detto Fatto.
hanno aperto. Scusa, ciao, ero io al citofono. Posso usare il bagno? No. Testo, va, va, va. Ma che fai? No, che fa lei? No, me lo metti in testa, scusami. Ma anche lei me l'ha messo in testa. Ma veramente? Qualcuno me l'ha messo in testa. No, io stavo guardando il vaso a cilindro grigio, quello da 35 litri. Se troviamo il secchio in due in testa. O è stato lui? Ma che bravo! Eh sì, basta, adesso veramente basta. Ehi, ma va, scemo! Che è successo? Ti ho visto, hai capito? Ti te lo spacco in testa. No! Deficiente. Un deficiente. La roba là, va, guarda sto cretino, ma sei fuori di testa. Ma non mi minacci col rullino però da ma muro. Ma dai, sì, col rullino, va, va, va. Ma voi sei scemo proprio. Ma pensa a te. Ma hai visto che roba? Testo, va, va, va. Sì, buongiorno. Posso usare il vostro bagno, mi scusi? Scusi? Testo, va, va, va. Sono in ritardo per prenotare per il ponte in viaggio in Sicilia. Torino a Catania, cos'è che si può vedere oltre appunto alla città? C'è la Cireale, Taormina un po' più in alto, sì. C'è l'Etna. È rottato? Come? È rottato, sì. Non è in attività però, cioè perché sono stato nel... Allora, salire all'Etna credo che non lo facciano. È rottato? No, non lo fanno. Non c'è quindi l'escursione sul vulcano? Credo che non ci sia escursione sul vulcano, Clorina. È rottato! Se vuoi proviamo a sentire se c'è qualche tour di gruppo. Escursioni guidate! Ah, se si può visitare il vulcano! È rottato! Il vulcano, no! Magari se... Il vulcano! È rottato! Il vulcano, no! Ti interessa andare in Sicilia? Come no? Ah, sì? Domenico Bini, forse le viene in mente qualcosa, il maestro. Bini, Domenico Bini, non so se è presente, io sono un suo fan. No. Zero, il maestro. Sì, buongiorno, un'informazione. Siccome Luca mi ha sfidato ad usare il bagno di una persona citofonando, non è che posso usare il vostro? Solo per vincere la sfida. Pronto? Buongiorno, io ho appena citofonato, non so se era lei. Posso usare il suo bagno? Il mio bagno? Sì. Perché? Devo far pipì e ho una certa urgenza, non ho trovato bar aperti. Ma sapete che c'è un sacco di gente che truffa la gente? No, non volevo solo urinare, non volevo niente allora. Guarda, va su di qua, c'è il bar dei cinesi, quelli si... Guardi, se devo essere totalmente onesto con lei, devo fare la casa di una persona sconosciuta, mi ha sfidato Luca. E mi ha detto, ti sfido a fare pipì nella casa di uno sconosciuto, io sto provando a... No, guardi, non suoni a nessuno perché sennò qui va a finire. Dice non che può, non me lo fanno fare, no. Va bene. Non funziona neanche l'onestà, Luca. È un tifoso del Napoli? Sì. Le posso passare un attimo mio padre che lui non è potuto venire e vorrebbe chiedere una cosa. Papà, sei in viva voce, e c'è qui un tifoso del Napoli. Ditemi. Ah, venditore avete rotto il c***o questa storia del gioco, Perché abbiamo rotto il c***o? Papà, però, mi scusi, No, non ti preoccupare. Mio padre è tifoso della Juve. E cambia papà. Lo so, purtroppo è quello. Biologicamente non posso. Ti avete rotto il c***o in questo bel gioco. Sì, perché ogni volta che guardiamo... Io non sono tifoso, io sono qua per in vacanza. Mi fa, passami un tifoso napoletano che devo dirglielo. Noi abbiamo il bel gioco, che dobbiamo fare? Però non vincete. Cioè, mio padre mi racconta... Io non sono tifoso, quindi... Come non vinciamo? Abbiamo vinto. Gli scudetti? Sì. Quando? Due buoni. Scudetti. Due buoni. Ah, di recente? Senza rubare, io non seguo. Due, senza rubare. Ma in che anni? In che anni? Quando c'era il più grande giocatore del mondo. Maradona. Ah, nel 90? Quando ancora quando l'ha vinto? Quando l'ha rubato? Quando ancora non esistevano gli smartphone. Quando vince quest'anno, perché secondo me chissà che vince. Va bene, allora scusami, perché mi sembra scortese mio padre, le faccio chiamare e chiedere scusa. Papà, il signore del Napoli si è un attimino risentito. Magari chiedili scusa. Ma poi il telefono si vede. Ma chiedo scusa, ho rotto il c***o con questa storia. Papà, sì. Ancora mi scusi, Testo, papà. Io sono sempre. Cercavo la famiglia.
Qua, piano terra? Grazie mille. Buongiorno, ciao. Perdona il disturbo, ero io al citofono. Infatti ho detto io. Sì, sei al giusto. Ah, grande. Posso usare il bagno? Grande, grazie. Permesso. Grande, grazie. No, è un detto fatto. Luca ci ha sfidato a usare il bagno di uno sconosciuto citofonando. Così però sono avvantaggiato se tu ci conosci. Però tu appena ho detto io hai aperto. Noi abbiamo usato questo vecchio trucchetto. Devo usarlo davvero, tra l'altro. Faccio solo pipì, non faccio puzza. Come? Cosa? Ah, la cacca. No, no, la grossa no. Grazie mille. Funziona, però con la gente che ci conosce è facile, raga. Comunque, bellissimo bagno. Ora faccio pipì, se permettete, ma... Lavarsi le mani è importante, ragazzi. Occhio, perché adesso con la nuova regolamentazione sulla legittima difesa il ragazzo sarebbe autorizzato a spararmi. Devo guardare se vuole o no, cioè, fammi capire. Hai ruttato. Non ho da fare. Mi scusi, perché mia madre mi aveva chiesto anche di comprarle un micromonte. Non so se sono dei allora, piccoli. Se ci stiamo prendendo per i fondelli, piantatela. Ci stiamo prendendo per i fondelli, perché okay. È uno scherzo. Scusa, ce la solo compriamo, l'ha già visto. Se ti spieghiamo tutto, ti lasciamo finire con lui. Mi scusi, signori, io sono il secchiellaio matto. È uno scherzo. È una candid camera. È una candid camera, mi scusi. Ma andate a c***o. Era uno scherzo. Cioè, stavo scherzando, era per una candid camera. Non, perdona, adesso lo compriamo perché ovviamente lo compriamo, però scusami, tu l'hai gestita alla grande perché sei stato davvero professionale. Cioè. Vediamo se capisci qual è la spiegazione di tutto ciò. No, però sarebbe una mossa commerciale bellissima. Era una candid camera. Cioè, nel senso, questi sono occhiali video. E poi ci sono gli altri miei collaboratori che stanno filmando. Ma hai fatto benissimo, è uno che vuol pisciarti a casa. Buona giornata. Sì, perché devo confessare una cosa, è uno show. Sono delle candid camera in cui proviamo a fare pipì nelle case della gente. No, signore, è uno scherzo, venga qua. Bravo. Ma infatti non capivo un c***o. Ho visto che c***o, ma chi è? Ma cos'è lei che diceva? Ma quindi Crispy? Ero convinto fosse uno che parlava con lei. Ah, dentro. Scusi, tanto. Però l'abbiamo fatta lì. Comunque è un buon ferro da stiro. Sì. Così se no ce l'abbiamo a quel punto. No. Da tiro no, però da stiro sì. No. Tu mi hai detto no, ci sarebbe stato un modo per cui tu avessi potuto dirmi di sì? Facendo finta di essere malato e avere una patologia. Ah, potrebbe Lizia, essere. No? Quante simpatici. Siete già beccati? Un po'. Se vivi in un negozio come questo ti posso dire che... Passa di tutto? Ne vedi di tutto. E questo è un pezzo flash. Siamo lì dietro a cucine, anche come impegno. Ragazzi, lasciate 100.000 like per il prossimo detto fatto che vi piace tanto, quindi vogliatelo. Sto esultando perché ce l'avete chiesto in tantissimi, è arrivato questo nuovo episodio, noi vogliamo fare un altro, quindi scriveteci nei commenti altre cose da dire o fare agli sconosciuti. E se avete voglia, magari pensate a qualche scena anche per i player. Jaser, Leatrix, Gatto, Lale, che magari inseriamo anche loro nel prossimo. Facciamo l'episodio di Natale proprio, anzi a 150.000 like. Facciamo l'episodio natalizio con tutti. Quindi scriveteci dei suggerimenti nei commenti, dopodiché iscrivetevi al nostro Instagram, ragazzi, trovate qua tutti i link, mi raccomando, seguiteci, perché magari scrivetele anche lì le cose da dire, da fare. No, non qui cliccate per iscrivervi, sì, al canale. Esatto. Sta piovendo, ragazzi, ma noi anche con la pioggia vi salutiamo. Andiamo avanti.